Thank you.
avanti per Pillo. Aspettarsi di questo tipo. Chiaramente era una partita incognita, nel senso che l'inserimento dei nuovi giocatori per Scafati, non sapevamo a che cosa ci portasse in campo. Abbiamo provato a preparare la partita durante la settimana, quindi più che altro su dei concetti di gioco che poi ci hanno pagato abbastanza per tutto l'arco della partita. Ogni volta che però li abbiamo dimenticati, la qualità dei giocatori di Scafati ci ha punito. Però sono contento per la mia squadra, perché i ragazzi meritavano di vincere, credo che meritavano anche di vincere in questo modo. Una partita equilibrata, una partita difficile, una partita punto a punto, perché comunque sia purtroppo avevamo lasciato diversi punti per strada nella stessa maniera, anche su altri campi, conducendo e poi perdendo nel finale. Non abbiamo fatto nulla perché il campionato è ancora estremamente duro e lungo, però intanto, ripeto, sono contento per i ragazzi perché meritavano questa vittoria. Ci sono domande? Ok, grazie. I nostri errori che abbiamo fatto iniziali in questa partita. Siamo partiti un po' musci, questa è una disamina tecnica però che farà il mio coach, ma io sono allibito dall'arbitraggio del signor Pecorella, dove ha fatto scelte cervellotiche, scelte che non può arbitrare, considerato che alla fine partita ha detto che lui non riusciva ad arbitrare perché aveva l'ansia. Se hai ansia, Pecorella, non devi venire ad arbitrare, devi stare in una partita così importante, devi stare a casa. Stai a casa, ti riposi, fai le tue valutazioni, oppure chiami il vertice degli arbitri e gli comunichi le tue difficoltà da uomo prima che da arbitro. Le scelte sue sono state in una partita dove era tirato uno spareggio, dove abbiamo fatto dei grossi errori, dove siamo entrati in modo molto moscio, però sicuramente nel momento del recupero tre scelte sue sono state devastanti per quello che era il nostro momento, che potevamo riaprire la partita e giocarcela meglio alla fine. Io ritengo che il signor Pecorella non possa venire qui a Scafati senza un commissario di campo o chi lo stava per televisione a guardare, perché so che per risparmiare c'è questa moda, per risparmiare gli arbitri però, non noi che paghiamo sempre lo stesso, c'è questa moda, c'è questo fatto di vederlo attraverso la televisione. E io dico che è assolutamente fuori luogo mandare Pecorella qui, che è un lupo, una pecorella smarrita, fra virgolette. Perciò dico che questa partita noi l'abbiamo persa, onore e merito agli amici di Rieti, che hanno fatto una grande partita e hanno approcciato come si deve in uno spareggio salvezza, però Pecorella ci ha messo del suo e ritengo che questo sia un fatto emblematico e che probabilmente non hanno considerazione, mandandoci arbitri che sono in confusione mentale e che hanno problemi più profondi di quelli che sono per una partita, per stare in campo in una partita di basket. Io ritengo che gli arbitri debbano passarsi la mano per la coscienza e dalla prossima partita in poi noi vogliamo arbitri veri, non pecorelle smarrite, non vogliamo uomini che hanno problemi a casa, perché noi mettiamo dei soldi, paghiamo, investiamo per pagare anche le tasse care a questi signori che arrivano qui da ogni parte d'Italia. Quindi, avviso ai naviganti, noi non tolleriamo gente che offende i nostri investimenti e la nostra ricerca della salvezza. Perciò da questo momento in poi prego tutti loro, il designatore, di fare in modo che questo venga fatto e ci sia considerazione dall'alto al basso della classifica. E che gli uomini che hanno problemi mentali o problemi di
stare in campo non li mandino ad arbitrare né a Scafati né in nessun altro campo del basket, perché ci sono presidenti che investono e ci mettono i soldini. Questo è il mio pensiero. Dato di fatto è questo, una partita importante che abbiamo perso, guardiamo avanti se ci sarà possibilità. Questo adesso è un lavoro che deve fare coach Giovanni e io da questo punto di vista non posso essere più utile, perché io ho fatto gli investimenti, ho investito tanti soldi nel restyling di questa squadra. Adesso, signori miei, la parola passa al campo e quello che si fanno tutti i giorni e quando si va in campo la domenica. Grazie. Ma penso che siccome io sono fatto così e capisco un po' la situazione, capisco gli investimenti fatti dalla società, capisco tutto quello che c'è attorno, però nello stesso tempo capisco anche che se una squadra entra in quel modo mosce in campo ad approcciare una partita determinante per la vittoria finale, gran parte della responsabilità è mia, che evidentemente non sono riuscito a trasmettere alla squadra l'obiettivo che abbiamo e quello che ci stiamo giocando, perché è inammissibile prendere 25 punti pronte e via in casa con un organico adesso molto lungo che può spendere falli a Iose, ne ha speso soltanto uno nel primo quarto. Potrei cercare alibi della settimana soltanto, inserire quattro giocatori è difficile, non ne voglio cercare, non voglio parlare neanche degli arbitri, perché ha centrato e focalizzato il presidente tutto quello che c'era da dire. La cosa lampante, più che l'ultimo fallo non fischiato a 10 secondi alla fine che per bloccare il cronometro, ma la cosa lampante è il contropiede di Dobbins a meno 6 quando ancora mancavano 7-8 minuti, Sims che involontariamente prende Dobbins, lo scaraventa a terra, è procurato svantaggio ed è fallo automatico, quinto fallo di Sims. E si dice che il contatto non è stato volontario, ma ci sono falli in cui i contatti non sono volontari ma sono falli, e quindi da questo punto, però non voglio parlare assolutamente degli arbitri, voglio dire soltanto che ho parlato con il proprietario della società e ho detto che rimetto nelle sue mani il mio mandato, perché è giusto che sia così, perché evidentemente è una squadra in cui non riesco a trasmettere quella dose di cattiveria che ho dentro io, che ho avuto sempre dalle mie squadre, evidentemente quell'aggressività che hanno avuto nelle mie squadre non riesco a trasmetterla, e soprattutto sono dispiaciuto perché molti di questi erano anche giocatori miei l'anno scorso, qualcuno l'ho allenato in un'altra piazza, e approcciare la partita in quel modo è sicuramente un non capire il momento in cui siamo e per quello per cui vogliamo giocare. Siccome io, grazie a Dio, non sono di quelli che stanno qui per stare per forza o aspettano di essere esonerati, rimetto il mio mandato proprio nelle mani della società, e tutto quello che avevo da dire è questo. Grazie, buonasera.